Buongiorno a tutti cari amici del canale, benvenuti in un nuovo video. Io sono Andrea e nel mio canale YouTube vi racconto di trekking nelle Dolomiti e nella fattispecie di trekking fotografici. Effettuo escursioni, gite in posti molto belli e la mia idea è quella di condividerli con voi. Oggi sono al Passo Sant'Antonio, posto magnifico, che si trova tra Auronzo di Cadore e Padola, in Comelico Superiore. Oggi vado in una bellissima località che è qua dietro, ci sono dei prati meravigliosi e proverò a vedere se riesco a trovare qualche funghetto da fotografare con la mia Nikon D750 e l'obiettivo 105 micro. Seguitemi fino alla fine del video e se questi video vi possono interessare o vi incuriosiscono, vi suggerisco di iscrivervi al canale e di cliccare sulla campanellina, che così sarete sempre aggiornati sull'uscita dei prossimi video. Continuiamo, seguitemi fino alla fine. Guardate che bello questo sottobosco, veramente meraviglioso. Ci sono tantissime tinte differenti e una vegetazione molto rigogliosa. Siamo nel mese di settembre del 2024 e proprio stamattina è scesa un po' di neve in quota. Però guardate, la prima neve dell'anno. Ora guardate questi abeti, che belli, poi come si aprono verso il cielo, sono veramente fenomenali. Adesso il mio sentiero mi porta in quella direzione lì, lo provo a percorrere e vediamo lo scenario che mi si aprirà davanti agli occhi. Guardate che bello che è questo tronco che è stato tagliato. Alla base di questo tronco spesso e volentieri, proprio in questo periodo, nascono dei chiodini, che sono dei funghi particolari, proprio caratterizzati dal fatto che solitamente crescono dove ci sono i tronchi tagliati. Guardate anche questo muschio, che bello, una bellissima occasione fotografica da ritrarre con l'obiettivo macro, che ci racconta di un microcosmo incredibile, popolato da tantissimi esseri viventi. Ah, guardate qui cosa ho visto. Sbirciando qua e là, ecco una prima meraviglia. Guardate che cosa ho visto, che spettacolo. Questo è fenomenale, eh? Questo è bellissimo. Veramente merita una fotografia. Ve la metto subito a seguire. Magari ditemi nei commenti che cosa ne pensate. Le condizioni sono perfette per fare uno scatto fotografico. Ora mi tiro fuori la macchina fotografica dallo zainetto e provo a cimentarmi in questa nuova avventura. Vediamo un attimo. Quel funghetto là è un qualcosa di unico. Vediamo se riesco a ricreare le condizioni di luce favorevoli per ritrarlo con l'obiettivo macro della Nikon. Tra l'altro è un obiettivo straordinario. Vediamo un po' cosa riesco a fare. Allora, il contesto è quello che potete vedere alle mie spalle. Ora ho tirato fuori l'obiettivo e provo a ritrarre il fungo da questa prospettiva qua, perché mi sembra particolarmente interessante quale campo di visione. Dietro, se riesco, effettuerò un po' di effetto sfocato e provare ad effettuare lo scatto, chiaramente in modalità manuale, nella messa a fuoco. E vediamo un po', che spettacolo ragazzi, queste sono emozioni allo stato puro, qualcosa di unico. Alzo un attimino l'ISO, vediamo un po', forse anche un F13, vediamo un po' cosa riesco a fare. Metto a fuoco bene il soggetto, non è facile. Perché bisogna stare fermi, immobili, fermi, fermi, immobili. Non avendo con me il cavalletto, grosso errore, ma tant'è, oggi va così. Non avendo con me il cavalletto è chiaro che la messa a fuoco diventa un po' più complicata, perché il millimetro di spostamento in avanti o indietro a mano libera può rendere la fotografia giusta o sbagliata. È un attimo, bisogna avere molta accortezza quando si effettuano questi scatti.
anche questo meraviglioso micro paesaggio. Ci sono degli abeti piccolissimi, tanto per darvi un'idea, questa è la mia mano, che crescono accanto a questo tronco che è stato tagliato. Guardate che bello. Anche qui ci sono innumerevoli opportunità fotografiche. Guardate questa corteccia, è fenomenale. Guardate questi licheni, tra l'altro molto molto morbidi, sono qualcosa di unico. E queste bellissime creature che nascono all'interno di questi anfratti sono veramente fenomenali. Guardate quassù questo muschio, ha un tappeto morbidissimo. E questo piccolo abete sta crescendo, pazzesco, sarà alto 2 centimetri. La natura ci regala veramente tantissime opportunità e ci regala emozioni, quelle che se riusciamo a cogliere e a vivere ci migliorano la vita. Guardate il contesto in cui si inserisce questo tronco. Io alzo la telecamera e guardate dove sono. Luogo magnifico. Continuo nella mia gita alla scoperta di qualche nuova meraviglia, perché ogni metro che si fa qui ti si apre un'opportunità. Adesso vi faccio vedere una cosa che richiama un po' quello che vi dicevo pochi istanti fa. Oggi per la prima volta ha nevicato e adesso vi faccio vedere quel poco di neve che è rimasto dalla nevicata di stamattina. Qui, guardate, probabilmente deve aver nevicato 2 centimetri, 3 centimetri e con il sole se n'è già andata e si è già sciolta. Però questa è neve, è evidentemente neve, bellissimo. La cosa interessante della gita di oggi è che per la prima volta e nel giro di pochissimi giorni la temperatura è scesa, e non sto esagerando, dai 25-30 gradi ai 3 gradi di questa mattina. Anche questi sbalzi termici così importanti sottopongono il fisico, che non è ancora ambientato ed abituato alle temperature più fredde, chiaramente a delle situazioni alle quali si deve abituare in fretta, perché ormai qui il tempo credo non tornerà più come quello estivo. Guardate, qui abbiamo il Monte Jarnola e guardate che bello che è questo cielo, è qualcosa di fenomenale, veramente spettacolare. Guardate le nuvole come popolano questo cielo meraviglioso. Questi sono gli scenari che prediligo, perché qui abbiamo delle atmosfere che sono veramente incredibili. In questo momento sono le ore, vi dico subito, 17:57, per cui sono le 6 di sera, e quello che si apre agli occhi dello spettatore è un qualcosa di veramente fenomenale. Tirar fuori in un contesto come questo la macchina fotografica ed immortalare una montagna come quella, che è un qualcosa di unico, ci dà veramente tantissime opportunità di scoperta di un territorio che è incredibile. Qui siamo in provincia di Belluno, che è una provincia meravigliosa, incastonata in un Veneto, the land of Venice. Veneto è spettacolare perché abbiamo il mare, le montagne, abbiamo il patrimonio dell'umanità UNESCO, insomma c'è di tutto e di più. Sicuramente non ci si stufa, e in un ambiente come questo, che è la parte alta della provincia di Belluno, devo dire che le occasioni per passare delle giornate all'insegna della natura e della serenità sicuramente non mancano. Comunque continuo con la mia gita, seguitemi. Guardate che bello che è questo scorcio. Abbiamo una S naturale che viene creata dalla strada e che crea un'inquadratura particolare ed interessante da fotografare. La cosa che più mi colpisce è il colore di questo prato, perché abbiamo un verde molto molto acceso che si contrasta in modo veramente armonioso con il secondo piano
regalato dalle tinte più scure del bosco e da questo cielo molto contrastato, caratterizzato da queste nuvole che si fanno via via più presenti, più minacciose. Tra l'altro in quota, cerco di farvelo vedere, guardate queste nuvole, credo ci sia parecchio vento perché si muovono molto velocemente e questo dà al paesaggio diversi tocchi di luminosità in base proprio alla presenza o meno del sole che si inserisce all'interno delle nuvole. E che bei contrasti. Qui abbiamo delle sfumature eccezionali, abbiamo questi abeti che fanno da cornice a questa scena e nella parte centrale e soprattutto nella parte più in alto abbiamo queste nuvole che diventano sempre più graduate verso i colori che vanno verso il grigio scuro per virare quasi ad un blu intenso. Veramente una bella atmosfera. Le ore del tramonto, a mio modo di vedere, sono tra le migliori per andare a fare delle escursioni con la macchina fotografica. È chiaro che se voglio cimentarmi in una gita in montagna che dura diverse ore, non è chiaramente il momento ideale per partire. Però per fare un'escursione fotografica sicuramente può essere un buon momento, assieme al momento chiaramente dell'alba. Guardate che meraviglia, qualcosa di veramente fantastico. E poi guardate quella baita, veramente bella bella. Continuo e vediamo un po' dove mi porta questa strada, perché sono sempre più curioso di vedere se riesco a trovare qualche funghetto. Al momento ne ho visti solo uno, per cui forse non lo so se sono già spariti o se devono ancora nascere. Questa è stata un'estate molto molto calda e le condizioni climatiche non sono state proprio le migliori o le più favorevoli per la crescita dei funghi. Vediamo, continuate a seguirmi. Ponendo un po' di attenzione mentre si cammina, c'è anche la possibilità di scoprire queste meraviglie. Guardate che fiori, letteralmente meravigliosi e anche un po' isolati nel loro contesto, perché sono gli unici che ho trovato in questo prato. Ora vi faccio vedere una panoramica un po' più ampia. Questi sono proprio gli unici che ho trovato. Guardate che belle tinte, qualcosa di fenomenale. Questo è un fiore molto bello, guardate come si muove con la brezza del vento, molto bello. Qui potrei proprio fermarmi a fare una fotografia. Questo è spettacolo puro. Ora provo a regalarvi qualche dettaglio. Quella che abbiamo davanti è la meravigliosa Aiarnola e adesso proverò con il teleobiettivo a raccontarvi qualche particolare di questa montagna qui. Guardate, qui ormai non c'è più la vegetazione, c'è questa roccia che è stata baciata dalla neve questa notte e che è ancora persistente perché chiaramente lì non ha battuto il sole e ormai la temperatura inizia ad essere freschina, per non dire fredda. Guardate, abbiamo veramente dei dettagli incredibili e queste rocce che creano un forte contrasto con il cielo dietro di loro, regalando proprio all'immagine delle tonalità molto molto particolari e suggestive, considerando anche l'ora in cui mi trovo a filmare. Guardate questa roccia che bella che è. Ha tantissimi marroni che si mescolano con dei grigi dalle tonalità più differenti. Scendendo abbiamo questo bellissimo bosco di abeti che le va a corniciare. Guardate che bello. Veramente un bellissimo ambiente. Cari amici, che posso dire? Ora rientro verso la macchina per
perché si è fatto tardi. Il video magari che voi vedete dura 10-15 minuti, però in realtà le clip sono realizzate in un lasso temporale molto più lungo. Ora si sta preparando l'imbrunire, per cui preferisco rincasare per non trovarmi in mezzo al bosco con il buio, anche se sono attrezzato perché ho con me sempre il necessario delle torce e quanto necessario per eventualmente trovarmi in situazioni un po' complesse. Guardate che bello questo ambiente, qua si sta veramente molto bene. Io spero che questo video vi sia piaciuto e valutate l'ipotesi di iscrivervi al canale. Se vi piacciono mettete anche un like, che così condividetelo, che così magari altre persone si uniscono alla nostra community che sta crescendo di appassionati di trekking e di escursionismo in montagna, escursionismo fotografico. Noi ci vediamo sabato prossimo in un nuovo video. Non so ancora dove vi porterò, ma vi garantisco che cercherò di fare del mio meglio. Da questo scenario meraviglioso ora vi saluto e vi auguro buona giornata. Ciao a tutti.